parlando con la gente che vive quotidianamente di professione, di arte, di lavoro in campagna, di ideazione come fare il miglior prodotto possibile, chi vive nella scuola, chi vive nel commercio, nel coso, la sensazione è che si viva un disagio notevole in questa situazione di governo regionale che pone limiti su tutto. E credo che qui sia la politica, Raffaele. La politica è rappresentata dallo spaccato della società che ha non il desiderio di avere soldi tout court, come dicevi prima anche giù in piazza Taranto, ma il desiderio di poter lavorare. Togliere la burocrazia, questo è un imperativo categorico. Dare modo di lavorare a chi è artigiano, a chi vuol fare, a chi vuol creare qualcosa di buono in questa terra che ha tante potenzialità e tanta possibilità, non so se il vento che dà questo partito, tanta potenzialità. Io vorrei che ci si muovesse in questa direzione. Per concludere, che questo mi coinvolge di più, il discorso della salute. È stata abbandonata la salute di tutti coloro che avevano delle malattie. Per carità, è stata data attenzione a una nuova malattia, ma tutto il resto delle malattie sono state abbandonate. La gente che arriva... Secondo me andiamo meglio a voce. La gente che arriva in ospedale all'estremo delle forze, io non mi era mai capitato di vedere in precedenza. Mesi senza venire in un ambulatorio con gente che arriva con 5 di emoglobina, questo lo posso dire da tecnico, non mi capitava da anni. E questo la dice lunga, come si sia, non so, forse per uno sfizio politico, alla fine elettoralistico, eccetera, pensato solo a questa cosa qui e abbandonato chi soffre di tumore, chi soffre di malattie croniche, chi soffre di cardiopatia, chi soffre di altre patologie. E questo deve essere riportato nel territorio, perché il territorio è assente in questa maniera. Sentivamo prima i commenti di chi ha la farmacia perché non vede più pazienti, perché non c'è nessun medico che sia disponibile a visitare. Dobbiamo, se le cose vanno come stiamo pensando che Fitto vinca, dobbiamo mettere mano subito a questa cosa qui, che è la cosa fondamentale perché la gente la continui a lavorare e a creare ricchezza. Io ringrazio per avermi dato questa opportunità e per essere passato con tanto tempo che insomma è impegnato anche qui da me. Lo ringrazio perché mi dà veramente l'onore di una persona che secondo me vale essere il prossimo presidente della Puglia, e io qui mi fermo e faccio l'applauso. Io ringrazio Patrizio e ringrazio voi. Noi siamo impegnati in questo lungo giro elettorale, chiaramente viaggiamo a decine di appuntamenti al giorno, però a me faceva piacere essere qui, innanzitutto per vedere questa bellissima struttura di cui tu mi avevi parlato, quindi, ma non te ne esci né tu né la tua signora con questo passaggio veloce, lo faremo dopo con calma in un'altra occasione, perché evidentemente non può essere questo. Al di là delle battute, mi fa piacere perché, anche per come è nata la candidatura di Patrizio, che è nata sui problemi, è nata sul fatto che c'è un professionista che si pone la questione di come affrontare le problematiche principali di questa regione, prendendo atto di quello che è accaduto in questi anni. E qua il tema è molto facile: noi, se analizziamo quello che è accaduto in questi anni, abbiamo una serie di elementi non di preoccupazione, ma di drammatica preoccupazione. Partiamo da alcuni esempi. Parlavi della sanità. La sanità adesso hanno provato a raccontare la vicenda Covid con la quale nascondere tutto il resto. Ma noi non è che siamo reduci da una sanità che funzionava, che è andata in affanno col Covid. La sanità in Puglia non funzionava. La sanità in Puglia è quella delle liste d'attesa al 2021-2022, è quella della mobilità passiva più alta, tra le più alte d'Italia. I dati sono di oltre 206 milioni di euro l'anno, una cifra spropositata di soldi che la Regione Puglia paga fuori regione per le prestazioni dei cittadini che non trovano
trovano una risposta in Puglia. Qui io apro e chiudo una parentesi, ma se in un'azienda, in un'impresa si hanno dei costi passivi così importanti, cosa si fa? Si ragiona per capire come risolverlo, cioè io leggo la domanda e mi organizzo per dare una risposta sul mio territorio, non continuo a pagare fuori regione creando anche il disagio dei cittadini che devono andare fuori regione. Ma potrei parlare di tanti altri argomenti, parlavamo di agricoltura. Cioè, mentre la xylella avanza, per responsabilità precise di Emiliano, qua io non giro intorno al problema, in 5 anni è andato dietro agli stregoni, non ha fatto niente, ha negato l'esistenza della xylella ed è aumentata, ed è avanzata di 120 km in 5 anni. Era nel Salento con un focolaio ad Oria, bollettino ufficiale della regione del 2015, oggi la xylella è purtroppo in tutta la Puglia meridionale, ha devastato il Salento e sta arrivando a Monopoli, Fasano, Sturi, anzi è già arrivata. E tutto questo accade mentre in una regione come la Puglia, che è la regione più agricola d'Italia, con le potenzialità enormi, con dei limiti che sono una grandissima produzione di qualità, ma una debolezza nella parte della trasformazione, della commercializzazione del prodotto, c'è 1.600.000.000 di euro. Ripeto, 1.600.000.000 di euro, riflettete sulle cifre, una cifra enorme, ferma, 1.100.000.000 fermano completamente, 500 milioni bloccati di fatto dai ricorsi al tribunale amministrativo perché hanno sbagliato i bandi. Cambiamo argomento, rifiuti, vogliamo parlare dei rifiuti, in 15 anni non si è realizzato un solo impianto del ciclo dei rifiuti. Cosa accade oggi in Puglia con i rifiuti? Si allargano le discariche, si mandano i rifiuti fuori regione, lo sanno qualcosa i sindaci che pagano, che sono costretti a inviare una bolletta ai cittadini molto importante, e noi siamo tra le tre regioni d'Italia che pagano la più alta tassazione sui rifiuti. E ultima considerazione, potrei parlare di altro, infrastruttura. Siccome adesso Emiliano prova a fare la polemica col passato, io l'accetto, però con un piccolo cavillo, con una piccola considerazione. Parliamo pure di quello che è accaduto dal 2000 al 2005 e ricordiamo, per esempio, perché mentre ve le dico le potete inquadrare, l'aeroporto di Bari, l'aeroporto di Brindisi, l'investimento a Leni a Grottaglie con l'aeroporto di Grottaglie. Potrei continuare, parlo di 3 cose che io mentre le racconto, voi che mi seguite le vedete nella vostra testa perché sono state fatte, realizzate. Ma se io vi chiedessi dal 2005 ad oggi cosa è stato realizzato, ditemi una sola infrastruttura realizzata in 15 anni in Puglia. Non c'è. E abbiamo una montagna di soldi che non vengono spesi. La Puglia è una delle ultime regioni qui. Anche qui, dati ANCE, 5 miliardi e 400 milioni complessivamente, 5 miliardi e 400 milioni assegnati per infrastrutture in Puglia in tutte le voci, 5 miliardi e 4, cioè parliamo di cifre paurose, speso sì e no 800-900 milioni di euro per opere tutte a metà bloccate e siamo la 18ª regione d'Italia su 20, dati ANCE, non dati miei. Allora, il tema qual è? Perché noi dobbiamo cambiare? Farmacie, possiamo fare tutto quanto. Perché dobbiamo cambiare? Perché noi abbiamo questa situazione oggi, in Puglia, molto semplice. Hanno aumentato le tasse, i pugliesi sono i cittadini più tassati d'Italia. Noi paghiamo l'IRPEF con l'addizionale regionale, noi paghiamo, le imprese pagano l'IRAP con l'addizionale regionale. Benzina, metano, rifiuti ho già detto, sono 5 tasse regionali, la cui somma complessiva fa 300 milioni di euro. Sapete da quando accade questo? Dal 2007. Sapete quanto fa 300 milioni per 13 anni? Fa 3 miliardi e 900 milioni di euro. Allora uno legittimamente deve dire, ma cosa avranno fatto? E ve lo dico io cosa hanno fatto. Hanno costruito un Luna Park, una giostra. Una bella giostra fatta di agenzie regionali, società in house, assunzioni, clientela, che ha costruito un mostro che da una parte non fa funzionare la regione, se è vero come è vero che agricoltura, rifiuti, tutte le cose che ho detto, dall'altra si alimenta con i soldi presi dalle tasche dei cittadini pugliesi. Allora io non è che vi prometto grandi cose, ma una cosa è sicura, che se vinciamo le elezioni in 3 mesi, da ottobre, novembre e dicembre, noi questa giostra non è che ci sostituiamo nel dirigerla, perché uno vuol dire cambiamo, che vuol dire che arrivano loro, tolgono Tizio e mettono Caglio, no. Noi rompiamo la giostra.
chiaro? Noi smontiamo la giostra, perché è possibile non avere le tasse a livello regionale? Certo che è possibile, perché nel 2005 in Puglia le tasse regionali erano a zero, non c'era una sola tassa regionale. E quindi questo è il tema, dobbiamo rompere un gioco, rompere un sistema di clientele che in questi giorni sta raggiungendo il massimo. Perché qui lo voglio dire molto chiaramente, c'è un clima di impunità. Se qualcuno di noi avesse pensato di fare qualcosa, sarebbe stato arrestato in flagranza di pensiero, non di reato. Chiaro? Invece qui stanno facendo cose indegne, che ci sono assessori regionali che incontrano precari, promettono la stabilizzazione con una mano e con l'altra danno il bigliettino elettorale, cioè cose indecenti. Hanno piegato e stanno piegando la sanità a questo. Non, se i direttori generali si fossero impegnati in questi anni per abbattere le liste d'attesa, per risolvere i problemi di cui parlavi, anziché fare quello che non hanno fatto in questi anni, se si fossero impegnati come in questi giorni per fare tutte le nefandezze che stanno facendo, probabilmente oggi avremmo una situazione differente anche dal punto di vista sanitario. Quindi noi dobbiamo porci non per un sistema che cambia nella continuità, un sistema che rompe lo schema, perché oggi noi abbiamo bisogno di una rivoluzione, non di un'altra. Quindi se qualcuno dice vabbè, andiamo con calma, ecco, io non sono la persona giusta da votare. Se pensate che io mi sostituisca alla distribuzione dei posti, delle clientele, delle prebende, non mi votate perché sono la persona sbagliata. Se invece lo schema è quello di cambiare e costruire un progetto serio dal punto di vista della prospettiva, trasformare una regione che oggi è un ente che distribuisce prebende e posti e farla diventare un'istituzione che costruisce lo sviluppo del territorio, che crea occupazione, allora ci siamo, perché abbiamo senza presunzione la competenza e l'esperienza per farlo. E quindi prima di parlare di 20 anni fa, perché la disperazione e la preoccupazione porta oggi Emiliano e la sinistra a fare due cose: a distribuire di tutto, ma su questo poi torneremo nei prossimi giorni dopo il 20 del dettaglio per andare a vedere quello che hanno fatto senza sconti, questo lo voglio dire con molta chiarezza, da una parte questo, e dall'altra c'è una situazione che è quella che loro immaginano di polemizzare con 20 anni fa. Ma diteci cosa avete fatto in questi 15 anni? In 15 anni si cambia il mondo, ci hanno governato 15 anni, qual è il momento in cui noi ci fermiamo e ci resta in testa una cosa di questi 15 anni? Come l'aeroporto di Bari, come la linea di Grottaglie, come l'aeroporto di Brindisi, mi dite una cosa sulla quale soffermando vi dite in questi 15 anni è stato fatto questo, cosa? Ditemelo, non c'è. Allora io quello che voglio chiedervi è questo: le cose vanno bene, il clima è positivo, i sondaggi sono positivi, ma non basta. Io vi chiedo una mobilitazione forte in questi giorni, perché? Perché abbiamo una fascia di persone che non vuole andare a votare, perché è arrabbiata, perché ce l'ha con chi ha governato. Noi dobbiamo spiegare a queste persone una cosa molto semplice, dobbiamo spiegare che la protesta paradossalmente va nella direzione di chi ha governato. Se io protesto contro chi ha governato, devo andare a votare per mandare a casa chi ha governato, non devo non andare a votare. Allora io quello che vi chiedo è questo, di darmi una attenzione in questi giorni. Se voi darete a noi un'attenzione in questi giorni, a me, a Patrizio, che ringrazio perché la sua candidatura, e lo dico realisticamente, ha qualificato la lista molto per quello che tu rappresenti, ma aggiungo di più, che io pensavo fosse un contributo molto qualitativo, ma girando invece e sentendo capisco che è un contributo anche quantitativo, perché ci sei in moltissimi posti e c'è anche una buona mobilitazione intorno alla tua persona, questo è un fatto molto positivo. Però quello che io chiedo a voi e che noi chiediamo a voi è di regalarci 7 giorni di impegno. Dateci 7 giorni, i prossimi 7 giorni, mobilitatevi. Se voi ci darete i prossimi 7 giorni, noi vi promettiamo con serietà e con competenza di regalarvi i prossimi 5 anni per cambiare totalmente questa regione. Grazie.